Il progressivo spopolamento delle aree interne, con persone anziane spesso lontane dai presidi ospedalieri, una questione affrontata da Federsanità che ha deciso di dare vita ad un percorso itinerante di approfondimento attivato da un progetto di ricerca per mettere a confronto manager della sanità, sindaci e professioni sanitarie per dare supporto all'evoluzione del quadro normativo in atto e agli impatti che ne seguiranno sui sistemi sanitari regionali. Questo è il tema approfondito nell'incontro organizzato a Perugia proprio da Federsanità, ANCI Umbria e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica con il patrocinio di ANCI Umbria, ANCI Marche, Regione Umbria, Comune di Perugia e Regione Marche. Il convegno, dal titolo Lo sviluppo delle cure primarie e dell'integrazione sociosanitaria nelle aree interne, Regione Umbria e Regione Marche a confronto, si è tenuto alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori di Perugia giovedì e venerdì scorsi. Hanno partecipato circa 60 relatori che fanno parte del comparto sanitario, sociosanitario e delle amministrazioni locali della Regione Umbria e della Regione Marche, con 4 tavoli per confrontare i bisogni locali, la progettualità e lo sviluppo delle aree interne dei singoli territori. Umbria ha 92 comuni e quasi la metà sono nelle aree interne. Erano solo 3 prima, se ne sono aggiunte altre 2 aree interne, quindi abbiamo 5 aree interne. Abbiamo dedicato 10 ospedali di comunità, abbiamo dedicato delle COT, abbiamo dedicato delle case di comunità specifiche per queste aree interne, che godono evidentemente anche di un finanziamento ad hoc proprio per soddisfare quella che è una delle maggiori criticità dell'Umbria, che ha una bassissima densità abitativa in queste aree interne, sono 13 abitanti per chilometro quadrato in Valnerina contro i 343 abitanti del Perugino per chilometro quadrato sempre. Quindi capite bene che sono delle difficoltà enormi a rendere le stesse prestazioni sanitarie sia territoriali che ospedaliere in Valnerina rispetto a una zona altamente abitata come il Perugino. Si confronta con questa la nuova programmazione dell'Umbria, una programmazione che ha bisogno che a livello nazionale si tenga conto dell'anzianità della popolazione, cosa che succede nel riparto nazionale solo per la Liguria, sfruttando un parametro particolare che è la doppia deviazione standard, parliamo di statistica. Vengono assegnati 110 milioni solo alla Liguria, per l'Umbria zero. Quindi il governo dovrà prendere atto di questa diseguaglianza molto ma molto importante in considerazione del fatto che l'anziano consuma l'80% delle risorse contro il 20% dei giovani. La nostra popolazione peraltro dalla statistica ci è data sempre in aumento come anzianità e di conseguenza la programmazione sta tenendo conto proprio di queste situazioni con particolare attenzione alle aree interne.